lavoro che si incontra nel percorso di mostra porta il titolo Prey, Preda, un grande blocco di sale della stessa natura di quello che abbiamo qua. È arpionato come una balena con un arpione d'acciaio. L'idea è proprio nata dalla caccia alla ricchezza che la specie umana fa e ha fatto da secoli, sulle risorse minerarie e sulle conseguenze che questo tipo di caccia indiscriminata sta portando alla nostra contemporaneità. La mostra è divisa come da una sorta di onda, filtro, da tendaggi, da stoffe stampate con tre diversi pattern che presentano un grafico sulla crescita di popolazione dal 1700 con uno sguardo fino al 2100. I tre pattern lavorano in accordo con le opere che hanno a fianco. Lo spettro di Malthus, La gabbia, è una delle prime installazioni che il pubblico può trovare entrando in mostra, in cui lo spettatore viene invitato a porgere il suo occhio all'esterno della testa del cavallo. All'interno di questo occhiello può vedere un collage, un diorama teatrale, quindi delle immagini montate su diversi livelli e stampate su vetro che ci danno l'idea della prospettiva, quindi di entrare dentro questo paesaggio. Questo paesaggio quasi paradisiaco, molto colorato, pieno di personaggi, capi di stato, fauna e flora di diversi paesi del mondo, è ricavato solo ed esclusivamente a partire da frammenti di banconote, quindi dall'iconografia del denaro. Ricordo una visita al suo studio e Marzia mi ha fatto vedere questa serie di nuovi collage e disegni che si chiama I paradossi dell'abbondanza. E in questa serie si vedevano un po' le storie della sua vita, le storie della famiglia nello spazio agricolo, famiglia di contadini, si vedevano però anche tantissimi riferimenti rispetto a tutto quello che era una storia della produzione industriale. Piano piano siamo arrivati a pensare che forse bisognava partire da molto lontano e quindi siamo arrivati a immaginarci un viaggio nelle viscere della terra, un viaggio in una miniera, specificamente delle miniere di sale che l'artista già conosceva, che aveva già frequentato per un lavoro precedente e che potevano diventare veramente il terreno, la base, lo sfondo ideale a un viaggio all'interno di quello che è stato il percorso dell'uomo verso l'industrializzazione della produzione alimentare. Non è un caso appunto che ci troviamo nel 2020 ad aver dovuto rimandare di circa 4 mesi l'apertura di questa mostra proprio a causa di una pandemia. Infatti la mostra risente anche di questo periodo e ci ha permesso di fermarci a riflettere soprattutto su quello che sono i temi più urgenti della mostra e come questa mostra possa entrare e contribuire a un dibattito nella direzione appunto della presa di coscienza. Il video in realtà virtuale Lo spettro di Malthus è un viaggio nelle viscere della terra, o meglio, per dirlo con le parole dell'artista, è un processo digestivo all'interno di una prospettiva storica sulla fame umana. Questo viaggio che lo spettatore si trova a fare è un viaggio nelle miniere di Petraria e Racalmuto, luoghi dove c'è un giacimento di salgemma formatosi 6 milioni di anni fa.
L'idea era proprio quella di portare lo spettatore in un luogo altrimenti inaccessibile per fargli fare un viaggio tra i paradossi dell'abbondanza che Marzia ha tratteggiato attraverso i suoi disegni. Infatti i disegni portano scene di storia coloniale, di industrializzazione dell'agricoltura, tutte quelle situazioni paradossali che hanno sì accelerato un'idea di progresso e di produzione alimentare a livello globale, ma che hanno anche creato i problemi con i quali adesso ci troviamo a fare i conti, i problemi che appunto hanno portato al cambiamento climatico che stiamo vivendo e quindi anche alle pandemie. L'idea era quella veramente di far scendere lo spettatore nelle viscere della terra per arrivare alle origini di un'idea di sfruttamento, di estrazione continua di risorse. Per fare questo l'artista ha scelto di avere un suono ASMR, quindi un suono nel quale lei stessa si è registrata mangiando vari cibi, per sottolineare come questo viaggio, questa discesa, altro non è che un costante masticamento delle risorse terrestri, delle risorse naturali. Infine, la tenda che circonda lo spettatore durante questo viaggio allude a un blockchain, che altro non è che un sistema attraverso il quale si può creare nuova economia, ma restando molto distanti dai luoghi che sono colpiti e che sono sfruttati per produrre questa economia, sottolineando come la nostra idea di economia è a grandissima distanza da quello che sono invece le reali conseguenze del nostro vivere. Queste parentele impreviste tra disegni e viaggi all'interno della Terra sono al cuore dello spettro di Malthus. Ogni volta che mangiate, il vostro corpo vi dimostra che la vita che vi anima non solo non ha nulla di personale, ma è qualcosa che non ha nulla di umano. La vita che vivete è quella che animava un tempo maiali, polli, tacchini, carote, pomodori, grano, pere, e la lista non ha fine. Il vostro corpo ospita una vita radicalmente transspecifica e transregna. Una vita che non appartiene a nessuno, essenzialmente anonima, universale, capace di animare qualsiasi tipo di corpo vivente. Questa visione vi spaventa. Mangiare significa produrre un'equivalenza tra la carne altrui e la vostra carne. Significa contemplare e gioire di questa equivalenza. Il Museo Maga di Gallarate è estremamente contento, estremamente orgoglioso di questo progetto, lo spettro di Malthus di Marzia Migliora. È il primo progetto finanziato grazie all'Italian Council. Il finanziamento, il supporto, il bando della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questo supporto del Ministero è importante perché ha permesso lo sviluppo di una grande produzione e perché è anche un riconoscimento al lavoro del museo, al lavoro prima di tutto dell'artista, del curatore e di tutta una rete di istituzioni partner progettuali, dai Sarlacius Museums di Manta in Finlandia, al Van Abbe Museum a Eindhoven, all'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia e ai partner di tipo culturale come il Premio Nazionale alle arti visive Città di Gallarate e la Galleria Nazionale di San Marino. Insomma, una rete complessissima, molto vasta, diffusa in tutta Europa che ha permesso e permette proprio in questi mesi lo sviluppo, la comunicazione e la diffusione del lavoro di Marzia Migliora.